Ciao amici e amici, sono Daniele Zanella, sono il vostro moderatore. Oggi siamo a Locarno per intervistare Tommaso. Tommaso è un bravissimo musicista che oggi ti scalderà la giornata, anche se è un po' fresca, con la sua musica reggae. Ciao Tommaso. Vieni pure. Avanti. Tommaso, 41 anni. Musicista, animatore, radio e musico terapeuta. Mi piacciono le auto sportive, le crociere super lusso e l'ironia. Non gli piace l'egoismo umano, sia individuale, collettivo. È orgoglioso della sua indipendenza. Non vede quasi nulla. Ciao Tommy. Ciao. Come stai? Easy, bene, grazie. Bene. Come è iniziata la giornata oggi? È iniziata con mio figlio che è arrivato nel lettone e poi da lì, vabbè, colazione, uscita col cane, vabbè, le classiche cose, diciamo, di una giornata che inizia. In una città, per esempio, che ti trovi confrontato con la società, con le persone, come ti senti? Ci sono alcune situazioni in cui il fatto di non vedere ti fa un po' fare più fatica anche nei rapporti umani, però poi a un certo punto, quando si entra un po' più nella comunicazione uno a uno, onestamente mi trovo molto bene. Ho anche imparato, come dire, aiutare gli altri, mettere gli altri in condizione di capire come fare, avere a che fare con me, perché gli altri non possono, non sono tenuti a saperlo di base, no? La musica ti ha aiutato molto ad entrare in relazione con le persone? La musica, in realtà, penso che soprattutto mi abbia aiutato a entrare in relazione con me stesso. Il fatto di suonare, comunque, di avere una band, avere delle persone che vedi regolarmente, ti crea un tuo entourage che magari non vedendo non ti creeresti andando al bar. Tu non sai bene chi c'è in giro, non sai bene con chi vuoi parlare. Quindi magari il fatto di avere una band ti crea un po' un tuo giro di amici, come dicevo prima, un tuo entourage con cui hai delle relazioni più strette. Il fatto di andarci in un modo un po' privilegiato, cioè sei quello che fa il concerto. Certo. E quindi a godermi anche queste uscite nei locali dove appunto altrimenti non vado molto volentieri, perché mi sento quasi un po' perso. Quando suoni senti la presenza degli altri, la partecipazione del pubblico, può essere un po' una grande famiglia, ci si sente vicini, ci si sente affini, e anche grazie alla musica, al genere di musica che facciamo, magari il reggae aiuta questa cosa. Life hack. Nel tuo studio, che ci sono tanti strumenti, tanti oggetti, chitarre, come fai ad orientarti? Ma per orientarmi nello studio, come nella vita, è soprattutto tutto dentro qui e non tanto fuori che conta. È uno sforzo di memoria e di immaginazione, e poi sono io che metto le cose qui o lì e devo ricordarmi dove le ho messe. Quando sei in giro per le strade, no? Quando stai magari camminando, no? Come riesci ad orientarti? Usando tutti i sensi, uso parecchio l'udito, la memoria, quindi se vai in un posto che non conosci sei un po' più spiazzato, se cammini in una zona che conosci vai un po' più spedito, e poi vabbè utilizzo il bastone bianco e il bastone elettronico, che è un sensore di un sonar, se vuoi. A volte mi è capitato di dire che negli anni dell'università la laurea più grande che ho preso è stato il fatto di capire che potevo vivere da solo. Quando eri piccolo hai trovato dei problemi ad entrare in contatto con i compagni di scuola? Quando penso alla mia infanzia spesso dico che ero un bambino spensierato come gli altri, ecco. I primi innamoramenti sono stati un po' un disastro, perché chiaramente quando sei giovane l'aspetto esteriore o il fatto di essere diverso non ti aiutano. Poi crescendo si scopre di avere altri talenti, diventando adulto queste cose sono migliorate molto. This or that? Una vita rumorosa o silenziosa? Silenziosa. Reggae classic o reggae dancehall? Roots. America o Africa? Africa.
a toccare, ruvido o liscio? Ruvido. E da quanti anni che suoni? Sono nato in una famiglia di musicisti, ho iniziato a prendere le lezioni di pianoforte a 5 anni e mezzo. Sono anche felice proprio del fatto che anche mio figlio dimostra una grande passione per la musica. Cari amici, oggi abbiamo potuto vedere e essere ospitati da Tommaso, che ci ha fatto vedere la sua casa, i suoi strumenti musicali e ci ha raccontato la sua vita. Se vi piace questa storia, seguiteci su www.100.filmis.ch.